Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano. Fai l'ultima gara del mondiale, abbiamo 16 punti di vantaggio su Hamilton, quindi siamo messi bene. Dobbiamo vincere sto cazzo di mondiale, però siamo messi malissimo in qualifica, l'hanno fatta anche ieri, quindi non mi ricordo. Comunque mi sembra 16esimi, purtroppo ho sbagliato tutto quello che potevo sbagliare in qualifica. Questa è una gara che non amo particolarmente. Speriamo bene ragazzi, esatto, speriamo ragazzi, bene. Addirittura 20esimi siamo. Sarà molto dura, non voglio neanche guardare dov'è Gigi. Vai Fioi, Gran Premio di Abu Dhabi, più 16 su Hamilton. Dovevo sbagliare all'inizio, dovevo far cappello all'inizio. Dopo, diciamo che questa gara vado meglio in gara rispetto alla qualifica. Questa è una di quelle gare dove vado molto meglio in gara. In qualifica ho difficoltà, non chiedetemi perché, però ragazzi, non devo fare cappelle mastodontiche, basta fare qualche punto. Piano piano frena. Mamma mia, stiamo recuperando bene. Questo è il vantaggio di essere un cume. La partenza è buona, 12esimi, dai Fioi, spingiamo a fondo. 11esimi, very good. Buon recupero. Pensiamo a capire, stando attenti, di prendere qualche punto necessario per vincere il mondiale. Il secondo consecutivo, yellow flag intanto. Ok, green flag. È Vettel purtroppo. Vettel con qualcun altro, ma non ho visto l'altro. Subito incidente. No, Vettel è un altro, ma non so chi è l'altro. Vabbè. Cazzi loro, onestamente, cazzi loro. Bisogna capire dove è Hamilton, ma non lo voglio sapere dove è Gigi. Da brutto errore qua per chiedere. Lungo, lungo, lungo. Mamma mia che rischio. Non è una gara che amo questa. Purtroppo non è una gara che ha una gara che ama il cume. Fettela ai box. Neanche sapere come si è come messo Hamilton, non lo voglio sapere, non ho visto la classifica, la guardiamo dopo. C'è tensione però, io non sto per niente andando bene. Abu Dhabi non è una gara che amo particolarmente, eh. L'altro anno ho fatto bene perché Hamilton alla fine proprio si è distrutto. Mamma mia che errore. Devo stare calmo qui. Okay. Bisogna stare calmi. Oh 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 oh. Bisogna stare calmi. Oh 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 oh. Merda, lungo, lungo, lungo. Per il momento gara disastrosa, io ve lo dico. Non riusciamo a prendere Magnussen, è veramente vergognoso. Però non possiamo buttar via secondo mondiale consecutivo, dobbiamo arrivare a 3 ragazzi. Alonso, attenzione Alonso in prima. E Gigi è secondo o terzo secondo me. Mamma, come siamo in difficoltà. Siamo veramente in grossissima difficoltà quest'oggi, eh. Si vede che è una gara che non amo. Lo sapete, o vinco bene o perdo di merda. Non ha mezze misure il cume. Siamo a 2 punti, Hamilton 6 secondo. Mamma mia. Ce la stiamo giocando sul filo, credo. Ce la stiamo giocando sul filo del rasoio.
Il problema è che davanti stanno scappando via. Non ho ritmo, purtroppo, non ho ritmo. Ripeto, una gara che non sono molto competitivo, vedi le qualifiche. Il Puma non è mezzo misura, lo sapete, fa benissimo, vedi Interlagos, fa malissimo. Dobbiamo sperare nei problemi di Hamilton, perché in questo momento secondo me Gigi è campione. Gigione in questo momento è campione, secondo me. Attenzione, c'è Bagar che culo. C'è Bagar che culo. C'è Bagar che culo. C'è Bagar che culo. C'è il Bagarotto che culo. Dobbiamo sfruttare il Bagarotto. Benissimo, gran sorpasso su Arianto. Molto bene, molto molto bene. Dai che siamo ancora vicini. Dai che siamo vicini, possiamo, più ne superiamo meglio è. Qualcuno va già ai box intanto. Non dovremmo avere pioggia. Se cambia qualcosa te lo facciamo sapere. Va bene, stronzo. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Otteremo gomme morbide. Speriamo bene anche nella strategia. Perché non stiamo più andando malissimissimo. Il distacco è 0,6 secondi. Questa è la gara fondamentale. Siamo in settima posizione. Buono, buono. Dai, stiamo, cominciamo ad avere un ritmo già più discreto, diciamo così. Abbiamo Magnussen a superare. Ciao Kevin, ciao Kevin, ciao Kevin, ciao Kevin. Yo, yo, ciao. No! Lungo, lungo, lungo. Devo andare dritto. Sì. Mamma mia, brutto, brutto errore qua. Devo stare calmo, come sei settimo. Perfetto. Molto bene. Buono, buono, siamo in sesta posizione, molto bene. Mamma mia, che tensione, sono andato lungo, porca mignotta. Ok, siamo ai box ragazzi, siamo ai box, strategia spero giusta, ma boh. Non lo so sinceramente. Hai solo una sosta a disposizione adesso, ultima sosta. In realtà non mi sembra una gran strategia tutt'altro, gnagnai. Capisco il perché, però qualcuno va lungo o boh, o so cazzi miei. Ho cercato di allungarla per poi fare una sosta in meno, però bah, non lo so, sinceramente non lo so ragazzi, sono fatto bene. Adesso siamo lontanissimi da tutto, perché a noi ci basta un quinto posto per la sicurezza, però se non prendiamo punti a Hamilton basta un secondo posto, quindi so cazzi, eh. Dobbiamo solo stare tranquilli e cercare di rimontare. Facciamo uno stint lungo, tipico stint lungo come indiano, uno dei più tipici. E vediamo se è buono. Hamilton non si sa dov'è. E sinceramente non lo voglio sapere, non voglio pressioni per il momento. Vabbè, andiamo lunghi, molto bene. La tensione c'è ragazzi, la tensione c'è, una strategia che forse l'ho cannata. Intanto Perez in testa, questo è un po' curioso. Qualcuno ai box. Però non riesco a scrollarmi neanche Nas, ma la cosa non mi piace.
Non stiamo per niente girando bene, ragazzi. Giro record di Vettel che però sta indietro. Per un incidente all'inizio. Mamma mia, serve una safety car qualcosa, perché sennò non va bene neanche a punti oggi. Molto male per il momento. Mancano tantissimi giri però. Ragazzi, è stata la safety car incredibile, chiamata come sempre dal Kuma. Il problema, siamo sdoppiati adesso, dobbiamo riprendere tutta la... Cioè sdoppiati, ma soprattutto la safety car, perché sta aspettando il leader. E ci possiamo accodare, speriamo bene, cazzo. Comunque qualcuno ha dei box, un po' di casino dietro, se è successo qualcosa dietro, comunque però nessun ritiro. E così ragazzi, adesso siamo in regime di safety car. Come il più possibile, e così siamo in regime, ragazzi, siamo nel tipico regime safety cariano, però siamo quindicesimi, no good questo, no good. Mondiale che sta finendo con il botto, eh. Giro completato e adesso entriamo nel vero regime di safety. Come un po' impazzito, la cosa è abbastanza ufficiale ormai. Non riusciamo a prenderlo. No, non posso, non posso. Vai, vai, vai. Vai, stronzo. Speravo io, ma purtroppo era davanti. Siamo in safety car, anche perché lo so. Mamma che tensione, mancano 7 giri ormai, devo andare io, eh. Insomma, in realtà ancora un po' di margine. Attenzione, Hamilton squalificato. Sì, squalificato, siamo campioni, incredibile. Non ci credo, safety car. Non ci credo, è fatta però. Incredibile, vinciamo nella maniera più beffarda. Vinciamo nella maniera più beffarda. Non posso andare via dei box, tanto me ne ciavo. Siamo campioni del mondo, non so come. Non so cosa sia successo dietro, solo che entro la safety car nuovamente. Mamma mia, GG squalificato. Mamma mia, incredibile. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione, quella era l'ultima. GG Hamilton squalificato. Gigione squalificato. Gigione squalificato. Non ci voglio credere, Gigione squalificato. Chissà veramente cosa è successo, ogni tanto capita, forse nella rimonta, perché chiaramente Gigi era già andato ai box, c'era Button davanti e Bottas, non so chi dei due, qualcuno deve ancora andare ai box sicuramente. Mamma mia che gara però ragazzi, che gara, seconda safety car. Seconda safety car. Siamo campioni del mondo però ragazzi, siamo campioni del mondo, incredibile, nella maniera forse meno bella però boh. Gigione squalificato e seconda safety car. Secondo me sono due calcoli comunque. È stata veramente difficile per Hamilton perché comunque Button era già stato ai box ed era davanti. E un'altra macchina uguale, forse solo anche Bottas, forse se non lo so, forse spara una cagata, però sicuramente Button era ai box. E
che l'ho superato io, chiaramente, che era un vantaggio incolmabile, l'ho superato io prima di dover fare la sosta il sottoscritto. E poi vabbè, attraverso 18 secondi da me l'ho superato, Button è uscito, eravamo attaccati. Poi però non ci ho capito più un cazzo. So solo che siamo campion du mundo. Solo io posso perdere una posizione con la safety car. Vabbè, riprendiamo, tanto ormai hai vinto il mondiale, avremmo vinto comunque, perché davanti, da quello che ho capito, davanti a Hamilton, Bottas e Button e un altro, non sono, cioè, non sono andati ai box, anche Hamilton chiaramente, però comunque se Hamilton, nel secondo posto di Hamilton potrebbe arrivare anche ottavo, quindi insomma, tranquillità assoluta. Possiamo recuperare qualche altra posizione per finire bene il mondiale, comunque secondo mondiale di fila, e godo. E ciao Gigi, e ciao Gigi, oh, l'ultima gara comunque Gigi è qualcosa di impressionante. Comunque strameritato, ha fatto un inizio di mondiale spettacolare, poi un po' di sfortuna, tanti ritiri, ma adesso sono io il campione del mondo. Infatti Gigi e Box non è neanche protestato più di tanto, sapeva che comunque il Kumer è in ripresa, la vittoria era comunque mia, ma così la legittimo ancora di più. Umilio Gigi, l'umiliazione di Gigi. Ciao Gigi, ciao. Non posso anche permettermi di rischiare, tanto ripeto, siamo campioni. Se no che con la lettone è mezzo andato, quindi very compliment, very compliment. Ancora problemi, mamma mia che gara signori. Gara di difficile interpretazione quella odierna. Ecco, voglio prendere i punti possibili. Con la strategia comunque ero messo bene con le gomme, avevo comunque il vantaggio della mescola. E siamo anche quinti, quindi in ogni caso stiamo legittimando la vittoria. Poteva anche vincere Gigi, noi comunque siamo quinti, siamo quinti. Mamma come godo. Sto provando. Posso anche permettermi di rischiare tanto. Voglio provare a portare a casa il podio. Mamma mia che rischio. Un gran sorpasso. Siamo quarti con la grande chance di avere almeno terzi e andare anche a podio. E dimostrare al mondo che siamo noi i più grandi. C'è Magnus, sembra superare il piccolo Kevin. Dai, che abbiamo anche il vantaggio di mescola, per cortesia. Dai. Oh yes. E arriva anche il sorpasso. Ok, vedi Bottas, anche Bottas, ecco Bottas e Button erano già davanti ai box, quindi forse Hamilton addirittura era terzo virtualmente. Comunque ancora bandiere, ma non ancora casino ragazzi, veramente. È successo di tutto in quest'ultima gara, l'unica cosa certa è che Veneziano è per la seconda volta consecutiva campione del mondo. Siamo a un mondiale dal mitico Ayrton, siamo a un mondiale, dalla leggenda, dall'unico il solo. E mancano due laps remaining in un inglese che è quasi incredibilmente perfetto. Mamma mia, Chiu laps. E tra un po' sono due mondiali per il Kume e due mondiali per la Ferrari. I costruttori purtroppo non riusciamo a vincere, ma ci proveremo il prossimo anno, perché saremo ancora in Ferrari chiaramente. Chissà, magari potremo anche cambiare. Però intanto stiamo alla Ferrari che voglio vincere tanto. Mamma mia, manca pochissimo, ma ormai è fatta, siamo addirittura in zona podio. Button e Bottas comunque erano irraggiungibili per chiunque quest'oggi, anche con la safety car. E la cosa è veramente incredibile. In
Quindi vediamo le Williams e le McLaren per il prossimo anno, che comunque secondo me possono dire la loro. Però con lo sviluppo della monoposto mia per il prossimo anno possiamo migliorare ancora di più la Ferrari, che avevo tanti punti di risorse. Ce n'ho ancora pezzi dappertutto. Mamma mia, per la seconda volta vinciamo la gara, vinciamo il mondiale all'ultima gara. Però stavolta ero un po' più tranquillo rispetto all'ultima volta. Gigi ha già postato su Instagram una foto con scritto "Bravo Cume, ma il prossimo anno ti spacco il culo". Grazie, grazie Gigi. Grazie Gigi. Tu basta che porti la figa, Gigi. Tu porta la figa, io porto il resto. Inizia l'ultimo giro per il due volte campione del mondo Cume. Viene da piangere Veneziano, lo sentiamo già in radio. Comunque voglio il podio, lo pretendo. Per chiudere la bocca a tutti, che comunque anche senza il ritiro era comunque mondiale. 16 punti erano tanti. Solo per un momento ero, nel momento che tutti sono andati ai box e Gigi no, Gigi era primo, io ero indietro, e per il momento era lui campione, ma solo per un istante. Per un istante, che nell'arco di mondiale non conta niente. L'istante beffardo per Gigi. Il Cume è entrato in una trance agonistica che è difficilmente recuperabile. Mi supera qua, attenzione, ma torniamo davanti. Tranquillamente. Gigi chiude male il mondiale, io invece lo chiudo alla grandissima. A Interlagos ho ipotecato. Hamilton probabilmente ha rischiato perché sapeva che non aveva chance per recuperare da Button e Bottas, ed è stato squalificato un po' come Schumi a Jerez la frontera nel 97. Ma qui è un'altra storia. Ultime curve, questa anche sbagliata, separano il Cume dal secondo mondiale. Che incredibile. Ferrari non vince mai il costruttori, ma intanto vince Button la gara. Ma il Cume si porta a casa un terzo posto, che vuol dire mondiale, che vuol dire secondo mondiale, che vuol dire tanta figa dopo gara, vuol dire tante cose. Ma intanto godiamoci il successo. Grandissimi, ed è podio, ed è vittoria del mondiale, yes! Che guida, che stile. E silenzio, cazzo. Sì, sì, porca puttana. Ennesimo mondiale. All'inizio della stagione eccolo qua. Chiedevano se sarebbero stati in grado di arrivare fino alla fine. Ma ora non ci sono più dubbi. È stato un anno davvero speciale ed ecco a voi il pilota campione del mondo. Eccolo qua. Grandissimi, ce l'avevo fatta. Ed ecco i primi tre che salgono sul podio dopo un gran premio affascinante. Siamo campioni, ragazzi. Siamo campioni del mondo. Vinciamo con 31 punti di vantaggio. Dominata la costruttori, perdiamo solo di 29 in realtà. Ma purtroppo è pur sempre sconfitta. Come è andato, ragazzi? Ragazzi, ecco i risultati. Ho vinto 1, 2, 3, 4, 5, 6 gare. Podi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 podi. Ritiri 1, 2, 3, 4 e 5. 5 ritiri però, ok? Raga, sotto il comandone veneziano, prossimo sarà il quinto mondiale, sempre se lo volete. Ciao!